terza parte della mia collezione di brush da Thai, gli occhioni grandi. Allora, questa è la terza parte perché dalla seconda parte ho raggruppato tutti i brush che ho comprato e ora ve li farò vedere. Il primo è questo qua, è questo panda che è più grande rispetto agli altri, come potete notare. Perché piccolo sono andata in tutti i negozi della mia città di giocattoli e non ce l'avevano, quindi alla fine ho fatto va bene, ti comprerò grande. Ora, questi qua mamma non la faccio qui. E ora passiamo al secondo, vai! Su! Il secondo è questo. Ce la posso fare? Tucano, ce l'ho fatta! Tucano super arcobaleno, ragazzi, mi avvicino un po', sto a 3 metri di distanza da voi, bene. Ok. No, tu rimani qua dietro. Questo tucano multicolore che è davvero bellissimo, mi sembra che sì, no, ha gli occhi verdi, pensavo avevi anche gli occhi multicolori, ed è morbidissimo come al solito. Lui si chiama Bix. Ehi Bix! Ah, vediamo anche lui come si chiama. Giusto per Ming. Vabbè, non dirò tutti i nomi perché sennò durerà un'eternità. Ora passiamo al terzo. Woo! Lui invece è un pappagallo, sempre multicolore, anche se il pappagallo sono multicolore. Ha tutto blu e poi ha le ali fucsia e gialle. C'ha questo ciuffettino molto fashion. Ed è davvero molto carino. Passiamo al quarto. Woo! Fenicotteri! Fenicotteri! Non so perché in questo periodo sto amando i fenicotteri, anche l'anno scorso. Proprio fenicotteri in volontà. Comunque niente, questo fenicottero fucsia, super fashion, ma fa la camminata da fenicottero. Fenicottero! Mi appoggio perché sennò non ce la farò mai. E woo! Lui l'ho chiamato Valentino perché l'ho comprato San Valentino, me l'hanno regalato per San Valentino. Si chiama Romeo ed è questo cagnolino che ha in mano il cuoricino, che è davvero molto puccioso e non si vedrà mai, però le macchie sono a forma di cuore. Dai! Woo! Questo è un coniglietto ed è davvero molto carino perché è fatto tutto con dei colori pastello, guardate. Ed è davvero carino, un rabbit. Questo qua mi sembra che già l'avevo fatto vedere, però forse sarà capitato in qualche altra busta. O forse no. No, sì. Vabbè, non mi interessa. Comunque, questo qua è un altro di San Valentino. Come questo, diciamo. E praticamente questo è bice bianco e ha sempre in bocca un cuoricino, se no ci assomigliano parecchio per il cuoricino, diciamo, solo per il cuoricino ci assomigliano. E quindi sono molto carini. Mettiamoli qua. Poi abbiamo questo qua che mi è colpito davvero tanto perché ha anche il figlioletto. È un canguro e nel suo marsupio ha anche il figlioletto. Guardate se non è pucciosino. Ehi, sono pucciosino! È davvero molto carino. E viva gli unicorni! Allora, ora vi spiego. Questo unicorno, eccolo, dite, ma questo è uguale? No. Perché andai in un centro commerciale in cui c'è un negozio che si chiama Claire's, che ha fatto una collaborazione con la Thai e infatti, come potete vedere, all'interno qua c'è scritto anche Claire's insieme al targhetto della Thai. Perché la Claire's ci ha aggiunto le ali. Vedete? Cioè questo non ha niente. Questo le ali, questo no. Questo le ali, questo no. Ok, non devo urlare, però... Gli unicorni sono bellissimi! Poi abbiamo questo qui... No, non ce la faccio, troppa roba qua dietro. C'è questo qui di Halloween con scritto... Allora, spieghiamo. È un fantasmino, anzi no, è uno scheletro travestito da fantasmino. E al sacchettino ha scritto trick or treat, cioè dolce o scherzetto. Passiamo alla prossima. Woo! Questo è, scusate per l'ignoranza, uno scimpanzé. Ma qui, non lo so, comunque una scimmia. Allora, ed è questo qui, è molto carino perché mi piace perché è morbidissimo. Questa parte qui è da duro. Poi, abbiamo un dolphin! Delfino ha colpito mia fronte e ha fatto una strage di peluche, vabbè. Questo delfino, povero, è infilzato da una targhetta. Questo delfino molto semplice, che è grigio, è proprio un delfino. E mi piacciono davvero tanti i delfini. Poi, abbiamo una mummietta sempre dello stile Halloween. E niente, è una mummietta, non ha niente di particolare ed è davvero molto carina. E ora sono al prossimo peluche! Woo! Allora, questo è occhioni grandi, però occhioni piccoli, cioè per fare spiegare. È un occhione grande
pallina ed è una coccinella davvero molto pesce. Solo che io non ho capito neanche questa cosa. Occhioni grandi, però ha gli occhietti piccoli. Però è bellissima l'oggetto perché è una pallina. Wow, sono bellissima. Poi, aiuto, abbiamo lui che si chiama Romeo. Pure lui si chiama Romeo. Dimmi. Allora, Romeo, ed è un orsetto blu con gli occhi multicolore e ha il cuore dell'Italia. E abbiamo un tricheco rosa, davvero molto puccioso. Un tricheco rosa e ha le manine azzurre e anche gli occhi azzurri. E dentini, molto carino. Poi, pesciolino! Ecco qui, abbiamo questo pesciolino multicolore ed è davvero molto bello. Ha anche le branchie multicolore, guardate. Oh, è bellissimo. Ui. E ora un'ape. Un'apetta che ha le ali brillantinate e gli occhi brillantinati oro tipo miele. Ha le antennine ed è davvero molto carina anche questa. E infine concludiamo con una cosa super magica, cioè molto carino. Allora, è un unicorno bianco che ha però tutti i dettagli arcobaleno, infatti ha gli occhi arcobaleno, il corno arcobaleno, la criniera arcobaleno e il codino arcobaleno, ha anche le zampette arcobaleno. Oh, è un arcobaleno vivente! Ok ragazzi, questa è la terza parte del video della mia collezione degli occhioni grandi della Thai. Sperando che questo video vi abbia strappato un sorriso, anche piccolino, però ve l'abbia strappato. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!